Non c'era bisogno di scrivere il nome, Aldo, dice Maria Fidamoro, figlia del leader democristiano e vicepresidente, presentando alla stampa il simbolo del nuovo partito, Dimensione Cristiana con Moro. Poi sottolinea la presenza della bandiera della risurrezione, perché mio padre, aggiunge, è risorto e ci aiuta dal cielo. Sono due le ragioni etiche che hanno ispirato il manifesto politico del nuovo partito. Questo desiderio di tornare a fare politica da cosa nasce? Da un'unica ragione etica, tirare fuori papà dal portabagagli dove è stato relegato per 35 anni. E come si dissequestra Aldo Moro? Ridando vita alle sue parole, incarnando negli ideali, ridando contenuto alle parole ormai prive di senso del discorso politico. Presidente della neonata formazione, Luca Moro, l'unico nipote che lo statista abbia conosciuto. Una bellissima cosa, soprattutto per il fatto che, comunque, chiamandomi presidente Moro, si pensa al presidente Moro, diciamo quello vero, e questo già è importante perché comunque rimette in scena, nella scena politica, Aldo Moro. Segretario politico Franco Albore, assessore al commercio del comune di Bari. Io credo che il leaderismo stia tramontando, un partito muore se muore politicamente un leader. Un'idea invece va avanti, si perpetua nel tempo e quella di Aldo Moro era, è e sarà